Sapevo che sarebbe stato difficile, ma non tanto. È la 3ª volta forse che provo a registrare questo video, ma ce la devo fare. Allora, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, bentornati. Sono sparita tipo per l'ennesima volta, questa volta però un po' di più. E se mi vedete che guardo giù è perché ho Francesco qui nella videocamera, quindi devo controllarlo perché dorme. E se mi vedete con gli occhi lucidi è perché, come vi dicevo prima, ho provato a registrare questo video tante volte che ogni volta, insomma, dovevo stoppare. Vi avevo promesso che avrei fatto video, che mi sarei impegnata, insomma, mi ero anche ripromessa di portare più contenuti nel canale, anche col fatto che magari c'era Francesco che cresceva e volevo, insomma, aggiornarvi man mano sulla sua crescita. Ma qualcosa di grave me l'ha impedito, sono sparita da tutto e niente, insomma, ritorno dopo 5 mesi, perché ormai vabbè, li conto, e non voglio essere molto, non voglio dire tante parole perché come parlo, penso, dico, come vedete, non ce la posso fare. Diciamo che dirlo ad alta voce mi fa crollare, cerco di essere forte giorno per giorno, però se lo dico, anche se sono da sola, qui non c'è nessuno, e cerco di non pensarci, se lo dico ad alta voce non ce la posso fare, se lo dico ad alta voce è vera la cosa, quindi giustamente mi commuovo e non so se avete visto chi ha visto l'ultimo video che ho caricato a maggio e in quel video vi faccio vedere un pochino insomma della mia vita con Francesco e vi faccio vedere anche un pezzettino di vita con i nonni. Ebbene, quella settimana in cui ho caricato il video in cui appunto c'è anche papà mio, in quella settimana papà mio ci ha lasciati all'improvviso, è stato inaspettato, sono stati dei momenti terribili che non auguro veramente nessuno ed è tuttora difficile andare avanti. Non voglio assolutamente farmi la vittima e so che tante persone come me hanno vissuto e stanno vivendo questo dramma e questo dolore che non si può spiegare, solo se si prova si può capire e i vari stadi del dolore, perché non è vero che col tempo passa, a parer mio è sempre peggio. Però è brutto dirlo, è brutto, sembra una frase fatta, però si deve andare avanti in tutto nella vita e soprattutto perché ho Francesco che cresce a vista d'occhio e che ci regala ogni giorno sorrisi al quale appunto non dobbiamo far pesare assolutamente questa situazione che stiamo vivendo. Si è svegliato Francesco. Ciao bimbo, che cosa? Che cos'è? La videocamera? Tu non sei abituata, no? Non l'hai vista ancora in casa. La mamma l'ha appena ripresa. E ciao. E ciao, sì. Ciao, mamma. Che c'è? Poi ciao. Ciao. Ho pensato mille volte a sarà giusto fare questo video. C'è Francesco che mi guarda di fianco e mi dice che stai facendo mamma. Però sono arrivata alla conclusione dopo tanti tanti ragionamenti che in realtà in questo canale, da sempre, da quando ho iniziato, ho cercato di portarvi la mia vita, nel limite ovviamente della privacy, tipo mio marito che a volte non si vuole far vedere,
Però ho cercato di portare quello che piaceva fare a me all'inizio, con il fimo e le cose creative che facevo e che forse dovrei anche riprendere a fare, ma soprattutto la vita vera, insomma, normale e semplice di una 32enne che vive in un paesino di poche anime in provincia di Lecce, che nulla, va a fare la spesa, fai recensioni di prodotti. Perché a me piace guardarlo e mi piace portare questi contenuti e mi piace avere un diario anche di vita da vedere magari un domani. E quindi se sono sincera e vera in quei contenuti non potevo tralasciare questo. Non potevo ritornare a fare un video e dire ah, va tutto bene, sono mancata per questo motivo. Oppure, sapete, mi hanno mandato, non so, un campione di quello, mi hanno mandato, non so, da testare un prodotto e adesso siamo insieme. No, non sarei io, non sarei stata sincera. Ma anche nel momento in cui magari faccio una ripresa durante una giornata, io sono triste, non voglio poi in fase di editing tagliare quella parte. Perché voi non sapete, vi siete persi un pezzo della mia vita. Anche perché papà era, forse una delle poche volte che inizio a usare il verbo al passato, presente nei miei video. Se vedete il mio canale, papà c'è sempre stato quando ha sistemato casa, c'è sempre stato, l'ho coinvolto nei video, non voglio dire di faccia, di persona. Anche nell'ultimo video che ho pubblicato sul canale, lui giocava con Francesco. Ed è strano come la vita poi ti porta a gioire il giovedì, quando ho pubblicato quel video, e a stare male il venerdì. A parte questo, niente, voglio rendervi partecipi di questo, fregandomi altamente del giudizio delle persone, perché già dovevo farlo, ma adesso ho deciso, dopo quello che è successo, di farlo ancora di più. Perché sempre nel rispetto, capitemi, delle persone, non è che voglio dire io voglio fare così e la penso così e me ne frego degli altri, no. Però se ho deciso di dire sul mio canale, che è un mio spazio, quello che è successo, di raccontare che papà mio non c'è più, anche magari per condividere con altre persone che hanno vissuto e stanno vivendo lo stesso momento, questo dolore, perché magari insieme io ho tanti amici che magari vedranno questo video, a cui purtroppo è venuta a mancare papà o mamma, e che con uno sguardo adesso capiscono, ci capiamo cosa stiamo provando. Magari con questo sguardo, sotto il video, sotto i commenti, possiamo magari scambiarci dei pensieri, anche una parola così, di conforto con delle persone che magari stanno vivendo la mia stessa situazione. È anche questo che serve la condivisione nei social al giorno d'oggi. E quindi niente, così stanno le cose. E vi prometto che questo sarà l'unico video in cui mi vedrete così, perché voglio stare bene, devo stare bene per questo bimbo che di fianco mi guarda e ride. Già ho ringraziato quando è nato, devo ringraziare ogni giorno per la sua presenza, ma a maggior ragione adesso ci sta dando una grande mano la sua presenza e non posso piangere guardandolo ridere, né tantomeno mi posso fermare a piangermi addosso, uno perché la vita è una e va vissuta, secondo me, appieno. Anche con questi momenti di dolore, ho i miei momenti ovviamente di sofferenza, ho i miei momenti di ricordi, ho i miei momenti di... In realtà non sto capendo neanche io che momenti ho, non sto capendo ancora come si sta evolvendo il dolore e le varie fasi, però come vengono le prendo, senza privarmi di nulla, se devo piangere piango, se devo ridere e piangere contemporaneamente lo faccio. Sto cercando di, dopo un periodo iniziale di stallo,
di rifiuto quello che era successo, che ho tuttora a volte, sto cercando piano piano di metabolizzare, anche se forse non si metabolizza mai. Non è facile, però ce la posso fare, no? Con questa patatina che mi guarda e ride. Amore, che sta facendo la mamma? Quindi niente, spero di aver dato un senso a questo video, che questo video abbia un senso più che altro, e se non ce l'avrà lo farò avere in fase di reading. Niente, io vi saluto, vi spero di riuscire da adesso in poi a creare dei contenuti con cadenza periodica, quindi di scegliere un giorno e di pubblicare dei video sempre quel giorno, anche perché ho tante idee per la testa e adesso fare questo mi rende serena. E quindi niente, io vi saluto, anzi noi vi salutiamo. Vieni Pippo, noi vi salutiamo col telecomando di Sky in mano, no, di ciao. Ciao a tutti! Comunque lui è cresciuto, sì, tanto. Tanto sta crescendo questo bimbo, ormai è 9 mesi quasi. Domenica lo battezziamo, spero di farvi qualche mini video, sì, di quella giornata. E noi diciamo ciao a tutti, ci vediamo in un prossimo video, col sorriso. Accendiamo la televisione, spegniamola, 1, 2, 3.